linea diretta ancora una volta all'interno del vostro programma del mattino, il Fit and Morning. In esclusiva parliamo ancora una volta di preparazione atletica, del nostro fisico per stare bene con noi stessi e con gli altri, e abbiamo collegato con noi il professor Pierluigi De Pascalis, perché ricordiamolo che sei anche docente universitario. Ciao Pierluigi, benvenuto. Ciao, buongiorno, ti ringrazio, sempre molto gentile, grazie. Oggi Brain Training, l'allenamento per il cervello, e quanto è importante anche questo, Pierluigi? Direi che è fondamentale, soprattutto se ci guardiamo in giro, ma insomma, scherzi a parte, noi abbiamo sempre parlato dei vantaggi dell'attività fisica in relazione al corpo, alla nostra fisicità, e certamente questi sono ormai arcinoti, ma la Mayo Clinic ci fa vedere una volta in più quanto possa essere importante anche a livello cerebrale. L'attività fisica, in particolar modo il lavoro di tipo aerobico, quello che incrementa il consumo dell'ossigeno, si è rivelato estremamente utile in quelle che sono le performance cerebrali, in qualche modo aumentando le dimensioni di quella che è proprio la cosiddetta materia grigia. Questo incide in maniera significativa sul rapporto cognitivo, sulle funzioni cognitive del soggetto. Basti pensare per esempio che una delle prime conseguenze di un simile decadimento è il tristemente noto Alzheimer. Questo non significa che allenandosi andiamo a curare, troppo bello sarebbe, questo tipo di eventi così drammatici, ma certamente magari in un prossimo futuro scopriremo come può avere un ruolo preventivo significativo. Quindi soprattutto nelle fasi poi più giovani della vita, ma anche nelle fasi adulte e anziane, nella fase senile, il lavoro di natura aerobica può migliorare moltissimo le funzioni cognitive. Hai parlato di lavoro aerobico. Questo significa quindi che non tutte le attività si equivalgono per questo scopo? No, non tutte le attività si equivalgono, fermo restando i vantaggi che possiamo avere da altri tipi di allenamento che più volte abbiamo sostenuto, quindi anche allenamento con i pesi, che però sono un'altra storia. In questo caso specifico l'allenamento di natura aerobica, quindi quelli ciclici continuativi, quali può essere la corsa, il ciclismo, questo genere di attività, sono quelle che incidono maggiormente nell'incrementare i valori di consumo di ossigeno, e quindi quelli che hanno poi un vantaggio diretto. Dovete pensare che questo tipo di vantaggio diretto sia anche in rapporto alla memorizzazione dei concetti. Quindi per i nostri amici che magari studiano, sappiate che studiare e poi a conclusione di una giornata di studio andare a fare una corsetta anche solo di mezz'ora, 40 minuti, aiuta moltissimo a fissare i concetti, come del resto fa anche il riposo notturno. Se a questo associamo anche una eliminazione di quelle condizioni che possono essere il fumo, la sedentarietà, un'alimentazione con cibi estremamente raffinati, andiamo ad ottimizzare ulteriormente tutti quanti quelli che sono i processi, ripeto, preventivi e che operano per quanto riguarda il decadimento cognitivo. Quindi la soluzione migliore, ribadisco, è sempre quella di restare in forma, di restare attivi. In particolar modo non dimentichiamoci dell'attività aerobica, perché accanto a tutta quanta una serie di vantaggi che ormai da tempo andiamo a sottolineare, ne ha alcuni che magari sono inaspettati ma non per questo meno importanti. Se volete recuperare qualche puntata del Risveglio Muscolare, vi ricordo depascalis.net, cliccate su radio e troverete tutte le interviste che abbiamo fatto in oltre 10 anni di radio insieme a Pierluigi De Pascalis. Buona giornata. Esattamente, una buona giornata, una buona giornata. Buongiorno.